condusse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Parola di Dio. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei vivi della terra. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità, ascolta la mia voce. Parola del Signore. Saggi voi nulla di sé. Dio nostro Padre e Gesù Cristo il Signore diano a voi grazia e pace. Amen. Fratelli, cosa chiedete alla nostra famiglia religiosa? Abbiamo vissuto nella congregazione di San Giuseppe e abbiamo approfondito la vocazione religiosa giuseppina attraverso l'esperienza e la preghiera. Per rispondere a Dio che ci ha scelti, chiediamo di consacrarci totalmente e per sempre a Lui, nostro Padre e Signore, e mettere la nostra vita a servizio del Suo Regno, secondo il carisma spirituale e apostolico di San Bernardo Moriato. Rendiamo grazie a Dio. Mi stavo quasi perdendo e stavo perdendo il filo del messale al suono
e al senso della parola che avete detto uno dopo l'altro. Ecco, che è una parola che vuol dire sì, sì alla vita come il Signore l'ha immaginata per voi, sia alla vocazione, sia a tutto quello che siete stati fino ad ora e a ciò che sarete da adesso in poi. Eccomi dire un senso, una disponibilità totale, un sì che vuole raccogliere tutti i sì che avete detto sino ad ora e tutti i sì che direte nella vita e non sapete ancora quali sono, ma già li credete e li sentite possibili per voi dentro la forza del ricevere questo dono che il Signore vi ha dato. L'azione dei santi, l'emissione della professione con la lettura della formula e infine la solenne preghiera di consacrazione. Fratelli, voi siete già consacrati a Dio con il battesimo. Appartenere a lui più intimamente è dono dello Spirito che esige un cuore libero, responsabile e generoso. Per questo vi chiedo, volete consacrarvi totalmente, unicamente, irrevocabilmente a Dio con la professione religiosa perpetua nella congregazione di San Giuseppe? Sì, lo voglio. Volete rispondere all'amore di Dio seguendo Cristo, povero, casto e obbediente, in comunione con altri fratelli, per servire la Chiesa secondo il carisma che lo Spirito ha suscitato in San Leonardo Mugliato? Sì, lo voglio. Volete vivere in umiltà e carità, sull'esempio di San Giuseppe, e testimoniare tra i giovani più bisognosi l'amore personale e misericordioso di Dio? Sì, lo voglio. Volete fare parte definitivamente della congregazione di San Giuseppe, amandola come madre e assumerne per sempre gli ideali della vita? Sì, lo voglio. Signore, illumini la vostra mente e vi faccia comprendere a quale traguardo vi chiamo. Così potrete conoscere la grandiosa ricchezza che Egli ha preparato per quelli che sono suoi. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Hago voto de pobreza, castidad y obediencia para siempre, según la regla de la congregación de San José. En ti, Señor, pongo toda mi esperanza, porque tú eres mi Dios, mi fuerza y mi salvación por siempre. Amén. Oh Dios, Padre bueno y misericordioso, che nel tuo spirito mi chiami a seguire Cristo per amarti più intimamente e per servirti nella Chiesa, soprattutto fra i giovani poveri. Io, Melchior Franklin Desario, alla presenza del Superiore, Padre Mario Allegani, per consacrarmi totalmente a te, in comunione con altri fratelli,
faccio voto di povertà, castità e obbedienza in perpetuo, secondo la regola della congregazione di San Giuseppe. In te, Signore, io pongo ogni mia speranza, perché tu sei il mio Dio, mia forza e mia salvezza per sempre. Amen. Padre buono e misericordioso, che nel tuo spirito mi chiami a seguire Cristo per amarti più intimamente e per servirti nella Chiesa, soprattutto fra i giovani poveri. Io, Sacipon Pullericeri, alla presenza del Superiore Padre Mario Aldegani, per consacrarmi totalmente a te in comunione con altri fratelli, faccio voto di povertà, castità e obbedienza in perpetuo, secondo la regola della congregazione di San Giuseppe. In te, Signore, io pongo ogni mia speranza, perché tu sei il mio Dio, mia forza e mia salvezza per sempre. Amen. O Padre sorgente di ogni santità, nel tuo amore misericordioso, tu chiami gli uomini a seguire Cristo con il dono del tuo Spirito. Tuoi figli, che mediante il battesimo hai riunito nella Chiesa, tu distribuisci grande varietà di carismi, perché ognuno ti segua secondo la vocazione ricevuta. Tu chiami alcuni ad abbandonare ogni cosa perché liberi da ogni impedimento e uniti nella carità, ti amino con cuore indiviso e ti servano nei fratelli con dedizione sincera. E preghiamo umilmente, Padre, di benedire questi tuoi eletti. Infondi in loro il tuo spirito di santità perché possano compiere con fedeltà ciò che hanno promesso con gioia. Contemplino sempre Cristo, maestro e modello di ogni consacrazione, e al suo esempio conformino la loro vita. Risplenda in loro una povertà vissuta con letizia evangelica, una per Cristo nostro Signore. Amen. Come segno della consacrazione verrà consegnato il crocifisso. L'abbraccio dei Giuseppini presente sarà il gesto con cui essi vengono accolti definitivamente nella famiglia del Muriano. Fratelli, voi che avete scelto di seguire Cristo, ricordate la sua parola. Se qualcuno vuol venire con me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prendete dunque la croce e avrete la vita eterna.